per confermare quel giudizio ed arricchire i più amichevoli sentimenti. A te dunque grazie di tutto e i più fervidi auguri anche per Fiammetta. Sarà difficile trovare chi ti sostituisca nelle nuove leve. Mi farà piacere mantenere contatti. Affettuosamente Aldo Moro. Ce lo puoi raccontare questo rapporto così importante per la tua vita, così prezioso, anche con qualche nota di colore se vuoi, così ci rallegriamo in qualche modo. Ma la prima nota di colore è che, lo ammetto, più volte mentre scrivevo questo libro ho pianto. Ho pianto per quello che mi veniva in mente, per le storie che ho vissuto insieme con col professore. Per me è rimasto sempre il professore. Io quando lo incontravo, io ero giornalista del Popolo, lui era il presidente del partito, io comunque mi rivolgevo a lui con il termine professore, non con presidente o onorevole. E, però vorrei intanto dire due cose di preambolo. Una è che ringrazio Monica per come ha presentato il libro. Avete visto quanto è brava, tanto che secondo me non avete più bisogno di comprarlo, ve l'ha magnificamente sintetizzato, quindi. E l'altro è che ascoltando la ministra, ascoltando il senatore Corsini e anche Saverio Fortuna, ho capito delle cose del mio libro che non avevo capito pur scrivendolo. Sono cose che aiutano, vi assicuro, sono cose che aiutano. Però ecco, vorrei dire una cosa, il libro era nelle mie intenzioni, anche se sapevo che sarebbe stato difficile, era diretto ai giovani, perché io vorrei che i giovani sapessero che Moro non è quello che gli è stato rappresentato, che gli è stato raccontato. Moro era un personaggio assolutamente straordinario per la sua semplicità. Facevamo lezione 3 volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Dalle 9 alle 10 si faceva lezione. Dalle 10 a mezzogiorno, dalle 10 all'una, Moro rimaneva con una 15ina di noi nel corridoio dell'università e in quelle 3 ore parlavamo di tutto. Parlavamo spessissimo, moltissimo di cinema, perché Moro era un appassionato di film western e di gialli e andava al cinema quando iniziava l'ultimo spettacolo, le luci erano già spente, si infilava in sala in modo che nessuno potesse riconoscerlo e si vedeva l'ultimo spettacolo. Moro era per esempio un uomo che amava moltissimo i dolci, era goloso e ci raccontava quando tornava dai suoi viaggi da ministro degli esteri, ci raccontava della grande insoddisfazione che provava per questi pranzi ufficiali, perché i pranzi ufficiali terminavano sempre col sorbetto di limone ed essendo lui uno che amava i dolci, il sorbetto di limone non lo sopportava. Quindi, e c'è un'altra cosa che vorrei che il professor Rana, ma anche Giovanni Garofalo, che è stato nel giro dei collaboratori di Moro, mi confermassero. Da quello che so io, Moro, noi l'abbiamo sempre visto con l'abito grigio, l'abito blu completo, ma lo faceva non per qualche ragione particolare, ma soltanto perché non sopportava gli spezzati. Gli spezzati gli ricordavano la sua povertà, e cioè il fatto che una giacca venisse da una parte e un pantalone da un'altra. Quindi, come vedete, era un personaggio tutto sommato di una semplicità unica ed era simpatico. Non era triste, era un uomo ironico, era uno che faceva battute. Sulla sua scrivania aveva una foto di Edoardo De Filippo. Come amava il cinema, amava il teatro, quindi spesso andava al teatro e spesso al termine della rappresentazione andava a salutare gli attori. E una volta andò da Edoardo De Filippo gli diede una sua foto con sottoscritto al mio grande amico Emilio Colombo. È chiaro che è una cosa strana, ma lui aveva quella foto sulla scrivania.
E quindi e c'è una cosa però che vorrei dire alla ministra, poi le dirò anche perché c'è quella pagina. Ma una è che Moro non si è mai voluto occupare di Rai. Guerzoni in una occasione gli disse, quando era presidente del Consiglio, c'è all'esame del Parlamento una riforma della Rai, e lui immediatamente disse: sia ben chiaro, la ereditiamo, vada avanti, perché io con la Rai non intendo entrarci. Però pochissimi sanno che la trasmissione del maestro Manzi, Non è mai troppo tardi, è stata voluta da Aldo Moro. È stata voluta da Aldo Moro per accompagnare il grande movimento dei contadini italiani che si spostavano verso il nord con il lavoro, verso le fabbriche del nord, e quindi aiutare i contadini italiani che spesso non sapevano leggere e scrivere, e quindi procedere in questo senso. E c'è un'altra cosa che vorrei ricordare. Moro viene spesso accusato di essere un politico immobilista. Allora, vorrei ricordare due o tre cose, oltre a quelle che un po' tutti sappiamo e che forse non tutti ricordiamo. Uno, è stato l'uomo che ha introdotto la giusta causa per i licenziamenti nel 1966, quindi è stato l'inizio dello Statuto dei lavoratori. È stato l'uomo che ha realizzato il punto unico di contingenza quando Agnelli era presidente della Confindustria, Storti, Vanni e Lama erano i segretari dei sindacati, e qualcuno ha definito il punto unico di contingenza la riforma più egualitaria d'Occidente. E il terzo è la riforma della scuola, che eliminò l'avviamento professionale, che era la scuola di secondo grado per i figli degli operai nei fatti, e soprattutto portò a continuare nella scuola centinaia di migliaia di ragazze, perché a quel tempo, prima di allora, le ragazze, fatte le elementari, a scuola non ci andavano più. E questo è un elemento di rivoluzione, questo è un elemento di riforma importante. E qui dico alla ministra che è vero, c'è un filo di polemica nel mio domandarmi cosa avrebbe fatto per il Jobs Act o tutto il resto, però la polemica non è soltanto con chi ha elaborato il Jobs Act, la polemica è con una classe politica che secondo me non ha affrontato come andava affrontato il problema, e con un dato in più che Saverio Fortuna ha ricordato qualche minuto fa. Aldo Moro ci ha formati, ci ha creati da un certo punto di vista a sua immagine e somiglianza, e io devo dire che per tutta la vita, in tutte le decisioni che ho preso, per esempio quando nel mio piccolo ho fatto per 5 anni il segretario del sindacato dei giornalisti della RAI, giuro sul mio onore che ogni scelta che ho fatto, ogni giorno della mia vita, prima mi sono chiesto: ma il professore che avrebbe fatto? E questo secondo me è un elemento, insomma, che segna le persone. Ultimo, Monica ci ricorda il Guerzoni che in commissione ci racconta l'evento di Kissinger. Io ricordo quando Moro tornò da quel viaggio, era piuttosto scosso, e a noi disse che stava pensando di lasciare la politica. E la mia lettera è perché in quei giorni gli scrivo per dire: ma no, tenga duro, i giovani sono con lei. E ricordo che appunto accennò al fatto che aveva avuto dei colloqui difficili, ce ne parlò un po' più approfonditamente Saverio Oreste Leonardi, che ci raccontò un po' di più, anche senza entrare nei particolari, e poi Corrado Guerzoni finalmente diede
il racconto ufficiale di quello che era successo. E allora ecco perché io continuo a chiedermi chi è che ha ucciso Moro. La domanda, e qui concludo il mio intervento, la domanda è: ma se i brigatisti rossi hanno colto che la controparte, intesa nella sua generalità, voleva Moro morto, perché lo hanno ucciso? Perché se avevano in mano un sequestrato che la controparte voleva morto, beh, la logica di una scelta politica avrebbe dovuto essere il contrario. Salutiamo la ministra Fedeli, la ringraziamo moltissimo, purtroppo ha il lingotto, deve scappare. Ecco Giorgio, ancora una parola, dovresti spiegare al pubblico chi era Oreste Leonardi, che ha pagato con la vita, era l'uomo che proteggeva con una mano sul cuore e una sul fegato Aldo Moro, purtroppo non riuscì a farlo fino in fondo. Oreste Leonardi, credo che sia un limite enorme definirlo il capo della scorta di Moro, perché Oreste Leonardi era, credo, l'uomo che più conosceva dei segreti di Moro, se Moro ne aveva di segreti. Mi ricordo che ci raccontava di quando andavano nei viaggi all'estero, soprattutto nell'est europeo, e lo spionaggio usava le prostitute per avere informazioni, e quindi mandavano e quindi mandavano queste prostitute nella stanza del professore, e mi ricordo che Oreste tornava e ci diceva: io non posso andare avanti così, perché devo stare tutta la notte a controllare queste signore che vengono e bussano alla porta, io ogni volta devo uscire e dire: guardate, non è il caso. Quindi Oreste era l'uomo con cui Moro, evidentemente, secondo me, si confidava al massimo. Viveva praticamente appiccicato a Moro. Una volta mi spiegò perché stava sempre in quella posizione, perché appunto era alle sue spalle, col corpo difendeva Moro nella parte di dietro, e poi aveva sempre una mano sul cuore e una sul fegato, perché qualsiasi cosa fosse successa, quelli erano i punti di difesa più importante. E mi ricordo un'altra cosa, che noi ci vedevamo un paio di volte al mese al Civis di sera. Il Civis è un luogo vicino al Ministero degli Esteri dove i diplomatici, i giovani vanno a dormire, giovani che lavorano al Ministero degli Esteri. E un paio di volte al mese la sera ci vedevamo al Civis. E la serata generalmente era: Moro presentava, poi c'era qualcuno a favore e qualcuno contro sull'argomento della serata, e poi generalmente intorno alle 11:30, mezzanotte, prendeva la parola Moro, dicendo sempre due parole solo per concludere, e finivamo intorno alle 2:30. Alle 2:30 Moro scendeva, noi in qualche modo gli andavamo intorno per capire, aggiungere una parola, e a quel punto c'era Oreste Leonardi che immediatamente faceva da scudo, dicendo: andatevene a casa, perché io ora lo devo accompagnare a casa, poi vado a dormire, domani mattina mezz'ora prima che lui scenda devo essere a casa sua, quindi vorrei dormire qualche ora. Ed era una storia che si ripeteva abbastanza regolarmente. Credo che la prova più grande di fedeltà, di amore, di Oreste Leonardi sia stato il giorno in cui Moro è stato rapito.
Lo stesso Morucci racconta che nell'attaccare la macchina si stupì del fatto che la prima reazione di Oreste Leonardi non fu quella di difendersi, ma quella di lanciarsi su Moro per difenderlo dai colpi. In questo c'è tutto. Professore, aspettavamo la sua seconda considerazione. Io, cosa breve, perché altrimenti una cosa breve, facciamo sì. Come al circo si chiamava Idee e Fatti, quell'associazione, qualche volta andavo anch'io come osservatore, era in realtà riservata agli studenti. C'ho un altro episodio a proposito, perché quando è stato rapito Moro, molti giornalisti anche, mi ricordo degli articoli assai pesanti di Giorgio Bocca e anche di Montanelli, a pensarci bene, che accusavano Moro di viltà. Io ricordo un episodio, poi era un periodo abbastanza, fu un anno che non abbiamo fatto quasi lezione perché c'erano le occupazioni, io andavo, Moro dice fai quello che puoi fare, e facevo esercitazioni a Villa Borghese sotto gli alberi, tutti seduti intorno per fare qualcosa, io ero abbastanza contrario alle occupazioni. L'anno successivo si faceva, ma c'erano scontri tra destra e sinistra, scienze politiche e attaccata alla facoltà di giurisprudenza, che prevalentemente è di destra, e scienze politiche invece era forse più a sinistra, per cui c'erano delle scontri anche fisici. Ci fu un giorno in cui c'erano botte, bottigliate, e stava arrivando il professore, e allora io cerchiamo di fargli fare un'altra strada, perché finisce proprio in mezzo per questi studenti che si stanno picchiando. E lui disse, ma ci hanno visto, non possiamo farci vedere arretrare. E andò avanti, devo dire, come per incanto, smisero di picchiarsi gli studenti e lo fecero tranquillamente passare. E pure noi facevamo un po' i custodi, mi ricordo una lunga sessione di esame fatta a piano terra con delle finestre che davano su un orto fuori, su un prato, e io dicevo a Leonardi, ma hai visto mai arriva il malintenzionato? Dice, tutto sotto controllo, evidentemente ci aveva pensato, aveva messo qualcuno di guardia lì fuori, ma un po' di preoccupazione l'avevo. E un'ultima riflessione, quella di prima, è una cosa che mi inquieta e ogni tanto ci torno su. Scrisse in una delle lettere che lui si dimetteva e che mai più avrebbe fatto politica e si sarebbe dedicato all'università e alla famiglia. E io non lo so se l'avrebbe fatto davvero, poniamosi, per quello che ho detto non sarebbe successo, ma a noi piace pensare, come in quel peraltro non bel film, quel 5-1, in cui si vede Moro che torna a casa, l'ultima scena, insomma, no? Se fosse tornato, mi chiedevo, avrebbe ripreso la sua attività politica? Sempre per lo spirito di servizio di cui si parlava prima. E qui è un esercizio intellettuale tutto sommato abbastanza sterile, però ci sono delle posizioni diverse. Per esempio, secondo Giorgio, non avrebbe fatto quello di prima, ma l'avrebbe fatto in un altro modo, creando un piccolo gruppo di seguaci attraverso i quali fare politica. Io credo che invece avrebbe ripreso il suo posto, magari, ecco, sarei stato davvero contento di vederlo tornare. Bene, non ho altre riflessioni da propinare, grazie per l'attenzione. Oh, ecco, esatto, come ha fatto? Mi legge nel pensiero, non va bene il senatore. No, no, perché lei prima ha concluso dicendo che Moro è profondamente inattuale, e allora a me è rimasta questa fortissima curiosità, perché? Il mio vorrei essere un paradosso, evidentemente, nel senso che la mia non è una semplice constatazione di inattualità di Moro, ma
questa inattualità la vedo come un criterio di giudizio sul nostro tempo presente. Moro non è semplicemente l'evocazione di una nostalgia o il passato di una illusione. Moro è e si staglia all'orizzonte come, come dire, come una prospettiva che merita di essere perseguita, come un'ipotesi di restituzione alla politica della sua dignità, della sua volizione positiva. Perché oggi Moro è inattuale? Io potrei proporre delle antinomie. Moro è il politico della argomentazione, è il politico della purificazione del linguaggio, rispetto al quale arriva persino la dissezione delle parole. Oggi, se io volessi individuare l'ideal typus del politico contemporaneo, direi che il politico contemporaneo non è il politico dell'argomentazione, ma della recitazione. Ancora, Moro è il politico che pensa alla politica nei termini della rappresentanza. C'è una fortissima vocazione sociale in Moro. Tu hai citato dei bellissimi passi di discorsi che tiene al Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana. Per esempio, rappresenta le ansie e le speranze del contrasto generazionale. Citi il bellissimo discorso del 68 al Consiglio Nazionale. Oggi la politica non è più rappresentanza, si riduce a pura rappresentazione. La politica è il talk show, il medium e il messaggio. Ancora, Moro è l'interprete della categoria fondamentale che definisce la democrazia cristiana, cioè la politica della mediazione. Moro propone la mediazione in termini persino estenuanti di sfinimento dei suoi interlocutori, perché li porta alla vertigine della riflessione, della profondità della scelta politica. Oggi la politica è totalmente disintermediata, non soltanto perché i governi non prendono in grande considerazione i sindacati o persino la Confindustria, ma trattano direttamente con i singoli, ma perché i social media, i network, disintermediano tutto, sono media, immediatezza. L'opinione pubblica che deve scegliere della politica sceglie sulla base della disintermediazione. Moro è il politico della strategia. La terza fase è una strategia. La politica della strategia dell'attenzione nei confronti del PC, che è la cifra distintiva della sua stagione politica più matura, dice che Moro ha una strategia. Oggi la politica è puro occasionalismo. Oggi l'ideal typus del politico è il politico dell'occasione. Bisogna cogliere l'occasione. Ma quale strategia per il progresso e lo sviluppo del Paese, per la ridefinizione del sistema politico, per restituire, diciamo così, alla politica l'aspirazione ad un disegno? Ancora, Moro è leader di un partito democratico. La Democrazia Cristiana, la tanto famigerata Repubblica dei Partiti, si regge su un meccanismo democratico nella conduzione dei partiti. Oggi i partiti sono, non lo dico io, lo dice Calise, lo dicono gli studiosi che si occupano di scienza della politica, sono partiti prevalentemente monocratici, partiti personali, partiti del leader. Si identificano col leader.